intercettazioni che diventa. Allora, io, non, io ho fatto lunedì una, non l'ha resa ancora nota, però gliel'anticipo, un'intervista al capo dell'antimafia tedesco in Germania, c'è cioè l'omologo perché ce l'andrà anche te. E io ho detto: senta, sulla questione delle intercettazioni, voi rispetto all'Italia ne potete fare molto meno. E lui mi ha detto: guardi, io non voglio poter più intercettare, noi dobbiamo poter intercettare chi è veramente mafioso. Non che intercettiamo uno per Certo. dimostrare eventualmente che sia. Qui non si può fare questo. Io ho detto, adottereste il sistema italiano? Mi ha detto no, poi lo renderò pubblico. Ho detto, noi non. Cioè, come dire, cioè, c'è il garantismo per Certo, tutti. Su certo. questa cosa delle intercettazioni invece sta diventando è diventata quasi una lotta quasi ideologica più che fattuale. E, tiriamo un punto su questa cosa qui, cioè. Il sospetto, diciamo, oggi il sospetto è sufficiente a intercettare, Sì, quasi. oggi ti intercettano con una facilità straordinaria, del resto altrimenti non si giustificherebbero 120.000 utenze intercettate in un anno, che sono tantissime, sono 100 volte quello che c'è negli Stati Uniti con una popolazione che è 6 volte la nostra. Posso dire che c'è pigrizia, mi metto di mezzo anch'io. Posso dire che io non credo negli scoop delle intercettazioni, spiego perché. Scusi, io conosco lei giudice, lei avvocato, mi passa l'intercettazione. Che scoop è? È d'accordo? C'è Certo. pigrizia nostra, dei giornalisti, comunicatori, e posso dire anche di chi indaga. Fondato Ma non c'è dubbio, è un sistema molto comodo, ma che poi, sulla sulla pigrizia anche. pigrizia, ma che poi guardi all'esito del momento mediatico, l'intercettazione poi ha una vita modestissima dal punto di vista Ah, dibattimentale, perché ok. poi ha un linguaggio criptico, E poi che che non si vuol capisce, che dire? non si capisce esattamente cosa voglia dire, cosa si voglia dire. Lei sa che qual è il linguaggio che noi utilizziamo quando si Qui parla diciamo per telefono, qualsiasi si dice cosa, qualsiasi cosa, abbia tutto il pazienza. contrario di tutto. Quindi a me pare che la nuova normativa che noi proponiamo sia rispettosa delle garanzie e del giusto processo. Poi è sempre migliorabile, però anche qui c'è il pregiudizio dell'opposizione che accusa di fare questo per liberalizzare la corruzione, per aiutare i criminali. Ovviamente non Sulla è così. mafia, secondo me, un certo. Noi non siamo la Ma Germania, sulla mafia si sulla deve mafia, la poter fare camorra. Però le io intercettazioni. onestamente a me girano le scatole che io, che non sono mafioso, come non siamo nessuno di qui presenti, che uno decide e mi intercetti. A me Sì, no, è questa molto cosa, seccante, molto scusi, seccante. Anche cioè, perché noi poi abbiamo anche una vita privata, abbiamo una vita privata, cioè abbiamo una vita privata. non deve essere assolutamente. Però lei ha anche detto in un passaggio adesso, ha detto pronto a discutere, cioè pronto a discutere con la NMM, con i Certo, ma giudici. difatti io ho fatto quella proposta di potenziare le intercettazioni preventive, però Ma loro non vogliono sentire no, perché? perché vogliono lasciare le cose come sono, cioè non vogliono nessun cambiamento. Questa è la posizione Ma dell'ANM. perché? Cosa c'è dietro? Ma perché c'è una lotta per il potere? Perché se lasci le cose così come stanno, il potere rimane nelle mani della magistratura. Se le modifichi, il potere torna nelle mani dei cittadini. Questa è una cosa molto banale, Quindi ma la è così. magistratura non è, se lei dice questo, dice, non è ispirata dalla democrazia di base, nei suoi Ma istinti. assolutamente. Ma quale democrazia? Ma scusi, io per fare il politico devo essere votato dai Votato. cittadini e loro vincono un concorso. Lei per fare il giornalista si deve fare strada Un'audience, certo. e avere un'audience. Loro una volta che hanno vinto un concorso non hanno più nessun controllo, se non quello loro interno della loro stessa categoria.